Il fenicottero rosa è diffuso in alcuni stati europei, in particolare in Italia, Francia e Spagna. In Italia sono presenti in Sardegna, Sicilia, Puglia e Toscana. Ma l'insediamento più numeroso in assoluto si trova in Emilia-Romagna, nel parco regionale Delta del Po. La troupe di Delta Life è qui, sulle loro tracce, per documentare uno degli uccelli più eleganti e maestosi esistenti in natura, il fenicottero rosa. In compagnia di Angela, la nostra guida ambientale, andremo a visitare i luoghi più frequentati da questi trampolieri, che qui si sono insediati in grandissime colonie formate da migliaia e migliaia di individui. La loro presenza è maggiormente concentrata nella salina di Cervia, nella salina di Comacchio, dove nidificano, in Valle Bertuzzi e a sud delle valli di Comacchio, in special modo nella penisola di Boscoforte. E proprio da qui inizia la nostra puntata. Fenicottero rosa oramai è diventato un po' il simbolo del parco del Delta del Po. È un uccello che è diventato veramente molto numeroso. Inizialmente lo si vedeva raramente, da qualche anno è presente nelle saline di Comacchio, nelle saline di Cervia, nella zona di Boscoforte, con numeri veramente incredibili. Tant'è vero che i nostri fenicotteri, diciamo comacchiesi, sono molto più numerosi di quelli presenti in Sardegna e addirittura in Camargue. Il fenicottero appartiene ad una delle più antiche famiglie di uccelli del mondo, risalenti ad oltre 50 milioni di anni fa, classificati quali possibili parenti con aironi, cicogne ed anatre. Analisi del DNA, invece, hanno messo in evidenza che i gruppi più vicini ai fenicotteri sono in realtà le cicogne, gli ibis, le spatole e gli avvoltoi americani. Sono uccelli molto longevi. Alcuni studi hanno dimostrato che in libertà vivono circa 35 anni, mentre in cattività quasi 45. Il fenicottero è un uccello che ha un'altezza che supera il metro e mezzo, supera i 2 metri di apertura alare e ha un modo di comportarsi e di volare che lo rende assolutamente inconfondibile, anche ovviamente per la colorazione rosa che lo rende davvero unico. Questa sua eleganza è dovuta al fatto che in volo mantiene le gambe distese lunghe dietro la coda e il collo proteso in avanti e lo fa sembrare quasi un giavellotto. E questi colori rosa sull'azzurro del cielo, contornati dalla punta delle ali nere, lo rendono davvero uno spettacolo incredibile. Prendono il volo generalmente uno dopo l'altro, non simultaneamente, sgambettando sull'acqua per un certo tratto. In aria, il volo
è sufficientemente rapido, rettilineo, con battute continue delle ali, ed i singoli individui, che sembrano delle grandi croci allungate, si dispongono in ordine sparso oppure, nei lunghi trasferimenti, assumono formazioni a cuneo o lineari. Uccelli molto rumorosi emettono specialmente nel momento dell'involo forti versi simili a quelli delle oche e suoni paragonabili ad una trombetta. Il fenicottero è legato alla presenza di acqua salmastra, quindi lo si trova legato agli ambienti di zona con acqua salata, saline, valli, e proprio perché il fenicottero è legato al cibo particolare che trova in questi ambienti, che è l'artemia salina. Questa artemia salina è un piccolo crostaceo, una sorta di gamberetto, che è il cibo prediletto dal fenicottero e che fa sì che il suo piumaggio abbia una colorazione rosa. Infatti i caroteni presenti all'interno dell'artemia salina rendono colorate anche le piume e le penne degli animali adulti. Il fenicottero è un uccello monogamo, quindi sta insieme per tutta la vita. Una volta che la coppia è formata, rimane fissa, rimane sempre quella. Ha una vita che può superare i 30 anni tranquillamente e ha la caratteristica di vivere in colonia. È un uccello fortemente sociale che appunto forma grandissimi gruppi di uccelli che nidificano tutti insieme nella stessa area e si cibano appunto immergendo il loro strano becco fatto a forma di punto interrogativo quasi, viene appunto immerso questo grosso becco all'interno dello stagno, della salina o insomma dell'acqua, e grazie a una lingua grossa e carnosa dotata di uncini ai lati e di lamelle corne, riesce a filtrare tutto ciò che trova sul fondo dello stagno e con movimenti ripetuti della lingua fa scorrere l'acqua all'interno del becco un po' come se fosse un grosso filtro, trattenendo appunto tutto ciò che è commestibile all'interno della bocca e filtrando ed espellendo ai lati la fanghiglia e l'acqua. Le condizioni ambientali ottime del Delta del Po hanno fatto sì che il fenicottero sia diventato assolutamente stanziale. Infatti, inizialmente soltanto di passo, ha capito che nel Delta del Po l'ambiente è ideale e infatti la popolazione di fenicottero è diventata numerosissima e appunto stanziale. Lo si trova tutto l'anno.
Il momento migliore comunque per osservarlo è quando le coppie iniziano a nidificare tutte insieme nella stessa zona e costruiscono questo strano nido a forma di tronco di cono, utilizzando il fango appunto della valle, della salina, e deponendo al suo interno, sulla sommità più che altro, un unico uovo che viene poi covato da entrambi i genitori, e entrambi i genitori si occupano della cura del piccolo per i primissimi giorni di vita. Piccoli quando nascono non sono rosa, bensì sono bianchi e tendono a diventare grigi mano a mano che scorrono i giorni, mano a mano che crescono, fino a diventare poi rosa una volta raggiunta la maturità sessuale, quindi dopo qualche anno. Quando i piccoli hanno qualche giorno di vita, i genitori cominciano a portarli con sé alla ricerca del cibo e dopo qualche giorno ancora tutti i genitori della colonia fanno sì che i loro piccoli vengano radunati in una sorta di asilo. Vengono proprio chiamati asili, questi raggruppamenti di piccoli coetanei, quindi tutti i piccoli della stessa età vengono tenuti insieme in modo che possano già cominciare a socializzare, e in modo che comunque i genitori che si danno il cambio per tenerli a bada, per controllarli, riescano, mettendosi ai lati del gruppo, a controllare tutti i piccoli che stanno appunto radunati insieme. Quando i piccoli raggiungono una certa dimensione, nella zona del Parco del Delta, nelle saline di Comacchio in particolare, viene messo in atto un progetto di inanellamento. Tutti i piccoli, tutti quelli che si riescono a catturare, vengono inanellati, e questa operazione servirà agli ornitologi e ai birdwatcher, che numerosi frequentano il Parco del Delta, a poter riconoscere e individuare questi uccelli inanellati, comunicando i codici di riferimento all'associazione che se ne occupa, in modo che questi dati raccolti siano poi la base di una grande banca dati che serve per studiare gli spostamenti e le migrazioni dei fenicotteri in generale, anche se abbiamo detto che la popolazione nostra del Parco del Delta è in realtà stanziale. I giovani dei fenicotteri, una volta diventati indipendenti, quindi quando non hanno più bisogno dell'aiuto dei genitori, vengono in qualche modo, diciamo, scacciati dai propri genitori e vengono invogliati, per così dire, ad abbandonare il territorio di origine, il territorio in cui sono nati, insieme a tutti gli altri loro coetanei, e vengono appunto spinti ai confini di questa area, in modo che anch'essi possano autonomamente formare delle nuove colonie e cominciare ad espandersi in territori finora non abitati. I
fenicotteri cercano cibo all'interno degli stagni, delle saline, delle valli, immergendo appunto la testa e il loro becco ricurvo nell'acqua, e spesso rastolano, diciamo così, con le zampe, smuovendo la fanghiglia e il fondo in modo da sollevare più prede e essere facilitati nella cattura appunto di questi invertebrati di cui si cibano. La cosa particolare è che spesso li si vede mangiare in una zona durante il giorno, e poi in realtà se si torna la notte i fenicotteri non ci sono più, sembrano quasi scomparsi. In realtà questi uccelli sono soliti volare anche di notte, assolutamente con il buio, in grandi stormi di migliaia di individui, e raggiungono territori di alimentazione che possono distinguere anche 150 chilometri dal punto in cui li si è visti la mattina. Il fenicottero rosa frequenta soprattutto acque poco profonde, talvolta dolci, ma prevalentemente salmastre o salate, perfino ipersaline. Come tutti gli uccelli che vivono in ambienti marini o comunque d'acqua molto salata, i fenicotteri rosa possiedono una ghiandola, la ghiandola del sale, situata vicino agli occhi, immediatamente sotto la pelle, che permette di riversare il sale assunto in eccesso all'esterno del corpo dalle aperture delle narici. Ma storicamente, il fenicottero è ricordato non solo per la sua bellezza ed eleganza. Gli antichi romani ne apprezzavano anche le carni, in particolare il cervello e la lingua, cosa questa ancora in uso ai tempi dell'ornitologo Francesco Cetti, che circa due secoli fa, nei suoi scritti, racconta di aver a sua volta assaggiato questi piatti pur non condividendo coi romani il positivo giudizio. I femori di fenicottero, invece, erano considerati lo strumento migliore per la costruzione delle launeddas, strumento a fiato a tre canne, sardo, oggi esclusivamente prodotto con canne palustri. Il fenicottero è uno degli uccelli che purtroppo è più esposto al problema del saturnismo. Il saturnismo è una malattia legata all'ingestione di pallini da piombo che il fenicottero ingoia inconsapevolmente, naturalmente, quando nei suoi spostamenti, soprattutto notturni, si sposta dalle zone protette del Parco del Delta, dalle saline di Comacchio, verso aree allagate, verso aree acquitrinose, dove è aperta la caccia. Infatti questo uccello appunto ama spostarsi alla ricerca di nuovi territori in cui mangiare, e capita purtroppo che spostandosi in zone dove si può cacciare mangi appunto questi pallini da caccia che vengono sparati dai cacciatori. Quelli che non vanno a bersaglio naturalmente cadono nell'acquitrino, rimangono sul fondo e vengono scambiati per piccole prede, semi e quant'altro. Il fenicottero appunto ingoia progressivamente una quantità sempre maggiore di piombo, e con il problema appunto della biomagnificazione si ammala di saturnismo, perdendo progressivamente le forze e morendo di inedia dopo qualche tempo. Ma la minaccia più grave per il fenicottero è la distruzione del suo habitat. È per questo che nel corso degli ultimi anni è stata sviluppata una strategia internazionale per la sua conservazione. Tale strategia parte dalla loro conoscenza. Così ogni anno parecchie centinaia di giovani fenicotteri vengono marcati con anelli di plastica colorati. Su ogni anello sono impressi delle lettere e numeri leggibili a distanza. In tutto il bacino del Mediterraneo è possibile così identificare gli uccelli marcati. Sulla base di questi studi si è così scoperto, ad esempio, che esistono rotte preferenziali e che negli ultimi anni sono aumentati gli scambi tra le popolazioni occidentali e orientali del Mediterraneo.
È davvero incredibile come i fenicotteri riescano a riconoscersi fra partner e fra genitori e figli in mezzo a una colonia che può contare migliaia e migliaia di individui. Il segreto sta nei primissimi giorni di vita per quanto riguarda il riconoscimento del piccolo. Infatti già prima della schiusa dell'uovo e nei minuti immediatamente successivi alla schiusa stessa, i genitori e il piccolo concordano, per così dire, una sorta di richiamo personalizzato, un richiamo vocale personalizzato che saranno in grado di riconoscere fra migliaia e migliaia di altri fenicotteri vocianti. E la stessa cosa naturalmente vale per la coppia, quindi la coppia monogama è in grado di riconoscersi anche se tutt'attorno hanno i vari compagni che possono arrivare fino a diverse migliaia di unità. La grande abbondanza di zone umide dell'intero patrimonio del Parco Delta del Po, rappresentato da migliaia di ettari di acqua dolce e salmastra, ha permesso e favorito l'insediamento stanziale di questa specie, considerata da sempre la capostipite delle specie di uccelli più bella al mondo. La rara bellezza di questi luoghi, impreziositi dalla presenza di questi eleganti trampolieri, offrono oggi a tutti i turisti e non un'attrattiva unica e indescrivibile, che fino a pochi anni fa sarebbe stato impossibile ammirare se non nelle lontane zone di origine. Oggi sono migliaia gli individui stanziali, in numero crescente di anno in anno, che indisturbati dalla presenza umana e dai pericoli hanno definitivamente colonizzato queste terre.